Oggi la gente pensa che in Italia non ci sia abbastanza cultura. Si sbaglia di grosso! Se chiediamo ad una ragazza di terza media, se le facciamo una domanda di storia e le chiediamo parlami di Costantino, lei sa di chi parlo. Dopodiché entro nel mondo della televisione impugnando la giusta spada e cercherò di fare a fette questi mostri televisivi collaudando la spada della morte. Benvenuti nell'età dei figuranti. Ad una nuova puntata di Stato Interessante. Stasera parleremo del ruolo dell'informazione in questo paese di grandissimi Suo papà l'ha abbandonata che aveva 3 anni per sposarsi con un transessuale. Qualcuno vuole dire la sua? Ma che bella trasmissione! Somiglia con precisione alla bottiglia marrone delle mie chiappone dopo colazione. Ma dov'è il pudore di queste persone pagate per dare un'opinione, drogate dalla televisione? Genitori orchi, figli snocchi, parenti contenti di stare in TV a lavare panni sporchi. Cerchi nuovi sbocchi per gli occhi, fai zapping e ti sciocchi, trovi sciocchi, li sciocchi in bocchi. Ti incacchi con presentatori ingrati, dipendenti da innamorati, casi umani spesso interpretati da attori improvvisati. Ballerini calletti, giudicati da maleducati, loro saranno famosi, noi saremo frustrati. Abituati ad una TV accesa che ci pare spenta, ci pensa la gente che sa contenta da casa, non sa addormenta ma si gasa, commenta e segue attenta sto scempio mentre lo share aumenta. Perché nella vita vince chi figura, farà passi da gigante chi figura, possiamo farlo tutti quanti, benvenuti nell'età dei figuranti. Perché nella vita vince chi figura, farà passi da gigante chi figura, lo mette in cura tutti quanti, benvenuti nell'età dei figuranti. Buonasera signor Rizzacapa, prego si accomodi. Oggi vali poco si appoggi e tanto quanto distruggi. Immagina una pagina di insulti, insulsi, roba della mano ai polsi, morsi e pochi rimorsi, ma è pronti i soccorsi. Aborra certi discorsi nei salotti TV, figuranti storti fanno più ascolti di molti programmi colti, tanti che tanti li ancolti, dando potere a sbatti di giudicanti. Tanti retti infanti comizi tizzano grande attezza, notizioni ardenti schizzano e pittetti pesanti vanti, venti spinti da piatti spenti soffiano, intenti da battere battono e gli abbattuti si battono finché passano più capitolo, no capitolo, no capitolo che sto scrivendo, non mi offendo né mi sorprendo se ti difendo così facendo rendo per ciò che innalzo, per ciò che stendo. Perché nella vita vince chi figura, farà passi da gigante chi figura, possiamo farlo tutti quanti, benvenuti nell'età dei figuranti. Perché nella vita vince chi figura, farà passi da gigante chi figura, lo metto in culo a tutti quanti, benvenuti nell'età dei figuranti. Se vorrai, potrai figurare anche tu. Sorriderai.